Oggi il venerdì del sindaco è a Giaglione, siamo al confine fra la bassa e l'alta valle di Susa e siamo a cavallo fra tre valli, la valle alta di Susa, quindi la valle in cui scorre la Dora Riparia, la Val Cenischia e la Val Clarea. 600 abitanti, tante idee per difendere l'ambiente e per difendere le tradizioni culturali di questa comunità. Innanzitutto ci traccia la carta d'identità di Giaglione. Giaglione è definito il belvedere della valle, non per nulla, perché avete visto la posizione, noi qui spaziamo su tutta la valle. È un comune diviso in 13 borgate e tutto sommato è un comune che non ha grandi problematiche sociali. Noi abbiamo delle particolarità turistiche molto importanti e stiamo lavorando progetti anche con la città metropolitana, con progetti di sentieristica, progetti di recupero ambientale e progetti di recupero anche di attività economica come i vigneti antichi. Il clima sociale che si vive a Giaglione qual è? Noi abbiamo una comunità molto unita e molto attiva, abbiamo delle associazioni sul territorio ben radicate e molto forti e abbiamo le nostre tradizioni franco-provenzali, i nostri riti pagani, i nostri riti antichi che rivivono nelle feste tradizionali odierne. E questo fa sì che abbiamo una peculiarità storica molto molto importante con la danza delle spade nel nostro San Vincenzo. Poi queste 13 frazioni erano nate sulle sorgenti, il paese è ricco di sorgenti ma non aveva acqua. La nostra più grande attrattiva è il canale di Maria Bona, che è un'opera di ingegneria idraulica del 1200 che taglia le pareti di arrampicata della Gran Rozza a 500 metri di altezza per 500 metri. Difesa dell'identità culturale franco-provenzale. Come si è lavorato, quanto si è lavorato in questi anni a Giaglione? Giaglione è una roccaforte del franco-provenzale, grazie al CESDOMEO, anche al Centro di Documentazione della Memoria Orale dell'ex provincia di Torino, noi abbiamo lavorato molto, siamo riusciti a costruire un gruppo di ragazzi che hanno lavorato sulla lingua e abbiamo veramente riportato la lingua, la nostra lingua, alla dignità attuale. Non possiamo più pensare di utilizzarla tutti i giorni, ma possiamo utilizzarla per avere reddito per la nostra peculiarità e la nostra particolarità. Ma quali sono le grane quotidiane che il sindaco di Giaglione deve affrontare tutti i giorni su sollecitazione dei suoi concittadini? Bene, i problemi delle nostre amministrazioni sono problemi come... Adesso la grande problematica è quella del lupo, si parla del lupo, è l'argomento di attualità. Il lupo non ha nessuna colpa, sono 50 anni di abbandono della montagna che nessuno ha veramente controllato le attività delle varie lobby sul territorio. Poi quello che può creare problemi a un sindaco adesso è la burocrazia. Noi per fare qualsiasi passaggio dobbiamo perdere anni di tempo, non riusciamo ad essere immediati e questo la gente non riesce a capirlo. È difficile comprendere che per una sola documentazione richiedono passaggi infiniti. Vogliamo fare a questi turisti un invito a conoscere e farlo in franco-provenzale, perché abbiamo parlato della tradizione più che mai viva dell'identità culturale di Giaglione. Per io può dire altro che anvite sì che volum nia Zaglium, ma nia Zaglium per cugnaitre Zaglium, nia Zaglium per cugnaitre che sfetta Zaglium, e poi in turismo de massa segu e in turismo che deve venire se per ampade carcaron. Poi un venire a cugnaitre le vignes, poi un venire a cugnaitre la natura, poi un venire a cugnaitre l'itinerare che non spiegano d'unè. E soprattutto poi un venire a Barzacchè a Venus Autris e cugnaitre chi che è la storia di Zaglione.